Mettiti pure Paolo. Paolo Iafrate, siete saliti sul tetto del comune qui in piazza 6 dicembre, per quale motivo questa mattina? Ma oggi è l'ultimo giorno quando la regione ha convocato il comune di Frosinone e gli altri due enti per discutere del futuro di questi 270 lavoratori. E noi oggi vorremmo sensibilizzare l'opinione pubblica alla drammaticità del caso, cioè rinunciando a questa la possibilità della Regione Lazio, è come se si chiudesse la possibilità a 270 famiglie di poter rioccupare il proprio posto di lavoro. E questo credo sia un'assurdità che non può continuare. Ecco, questo gesto estremo quindi per tenere alta l'attenzione e cercare di riaprire il caso multiservizi, sostanzialmente voi volete che si riapre questa partita? È chiaro che sia così. È chiaro quindi, cioè... Che la soluzione è questa che proponiamo, di mettere le mani sulle multiservizi. No, cooperative, no, sì multiservizi. Cooperative no, paure a chi? Paure elettorali? Quindi secondo voi la cooperativa è solo un favoritismo, un clientelismo? Potrebbe essere il nostro pensiero, forse ci sbagliamo, ma sicuramente qualcuno gli ha promesso qualcosa per queste cose. Paolo Iafrate, insomma, ancora una protesta estrema, ma servirà qualcosa? Beh, credo che dal punto di vista sia della proposta, sia la vicenda inerente per esempio il costo di tutta questa operazione, noi crediamo che la soluzione migliore sia quella di una soluzione unica, regionale, di tutte e tre gli enti. Oggi ad Alatri stanno firmando i contratti a 15 ore, cioè siamo ridotti veramente all'osso, alla fame, diciamo, cioè anche dove ci sarebbe il lavoro ci sono contratti da poche ore, da alcune centinaia di euro al mese. Noi non crediamo che questo sia il futuro di questa città, di questa provincia, tutto di questa Italia, insomma, crediamo che invece sia l'obiettivo proprio di dover cambiare le cose.